Amici, un saluto dallo Zoccolo d'Italia. Ai noi, Bari ancora al centro dell'attenzione per il fenomeno Scippi. Questa volta a subirne le conseguenze sono stati dei pellegrini ortodossi che, provenienti da tutte le parti della Russia, sono giunti a Bari via mare per onorare le reliquie di San Nicola. Ebbene, nel breve tragitto che hanno percorso dal porto alla Basilica del Santo, i poveri malcapitati hanno subito numerosi scippi. 10? 30! Proprio così, cari amici, 30 scippi accertati! Complimenti per l'accoglienza. Ma vediamo cosa ne pensa il direttore Linguetta. Direttore, a lei la linea. Ritengo che questo sia un grave colpo al prestigio di una città come Bari, che conta molto su di un turismo religioso. Abbiamo perso un'altra occasione per difendere i turisti dall'assalto degli scippatori, ed è con tristezza che domani titoliamo a tutta pagina l'inferno per gli ortodossi. Complimenti, direttore. Ancora una volta un titolo ad hoc. La ringrazio. Scusi un attimo soltanto. Pronto? Con chi parlo? Giovanni? Paolo? Scusi, abbia pazienza. Giovanni o Paolo? Ah, Giovanni, Paolo, tutti insieme. Ho capito. Secondo. Ah. Giovanni prima, Paolo... Tutti insieme, Giovanni Paolo II. Santità! Non l'avevo riconosciuta all'inizio. Dica, il titolo? No, perché non sono gli ortodossi che vanno all'inferno, ci mancherebbe altro. È proprio la situazione che è infernale. Non si capisce senza il cambio il titolo. D'accordo, senz'altro, arrivederlo. Scusi un attimo, eh? Direttore, ma chi era? Francesco? Sì. Com'è il titolo di domani? L'inferno per gli ortodossi, perfetto. Togli ortodossi, metti l'inferno per gli scippatori. Ti ringrazio. Direttore, ma esiste anche il perdono. Guardi che non c'è perdono, eh? Perché qua bisogna usare le maniere forti. C'è il perdono, ve lo giuro. Senz'altro, un attimo soltanto, cambio. D'accordo. Francesco? Sì. Togli il titolo di domani, metti chi siamo noi per giudicare. Questa è calma, questa è calma. Fammi sapere. Come? Come omaggio? Un'insalata russa, no. Un miracolo italiano? Sì. Conosci pure lei a... Direttore, squilla, un attimo soltanto, pronto? Santità, ho corretto, sì, me l'ha detto proprio lui, sì. Lui. Mettete d'accordo tra di voi, d'accordo? La prossima volta senz'altro, arrivederci.